Hanno scelto di festeggiare il giorno proponendo alcune riflessioni e alcune testimonianze che sono dedicate agli infermieri e alla cittadinanza. Parlo di infermieri del territorio, sì, perché l'infermiere è presente in ogni contesto, sia nel mondo ospedaliero, che è quello che conosciamo più semplice, che in quello territoriale, che ci auguriamo possa essere potenziato, ma anche nell'ambito delle strutture delle residenzialità. E gli interventi che arriveranno, che ascolteremo, sono proprio le testimonianze degli infermieri che lavorano in questi contesti. Caro cittadino, sono Valeria, un'infermiera che lavora in ospedale. La mia è stata una scelta, come quella di tante altre persone come te, con tutte le loro fragilità. Vorrei spiegarti cosa faccio quotidianamente per le persone che incontro al lavoro. Ogni giorno mi prendo cura, in maniera diversa da persona a persona, per assicurare i bisogni e le esigenze nel rispetto della storia di ciascuno. Spesso, anche se per un tempo breve, io entro nella tua vita completamente, restandoti accanto costantemente. A volte sono i tuoi occhi, le tue orecchie, le tue mani. Il mio unico pensiero in quei momenti è che tu stia bene, gioire con te perché sei tornato a star bene, oppure accompagnarti verso un fine vita dignitoso. Questa breve testimonianza vuole raccontare la specificità delle infermiere e degli infermieri che lavorano in ospedale. Dalla nascita della professione infermieristica, più di 100 anni fa, siamo cambiati come professionisti, capaci di garantire la migliore assistenza al paziente grazie alla preparazione data dal percorso formativo universitario. Ci siamo impegnati nella ricerca infermieristica che ci ha permesso di generare nuove conoscenze da applicare ai percorsi clinico-assistenziali rivolti al cittadino, che è sempre più consapevole ed informato. L'infermiere in ospedale è colui che ti accoglie sin dal primo momento, dal tuo ingresso, e rimane al tuo fianco fino alla dimissione, di giorno e di notte, e in ogni luogo dove il tuo percorso ospedaliero ti porta, dal pronto soccorso alla sala operatoria, dai reparti di degenza agli ambulatori. In sinergia con gli altri componenti di tutto il team, pianifica, coordina e propone al paziente le migliori cure, sostenendolo nelle sue scelte. Ad esempio, quando fornisce spiegazioni chiare e comprensibili sui trattamenti e le cure proposte, e lo tutela anche in caso di rifiuto delle stesse. Una corsia ospedale può essere scenario di tante emozioni, siano esse positive che negative. Quando ogni cittadino entra in ospedale, vive un'esperienza estremamente personale, che coinvolge sensazioni ed emozioni. Rabbia, paura, senso di colpa, felicità, dolore. Sono sentimenti e vissuti che noi infermieri osserviamo quotidianamente sui volti delle persone che abitano le camere di degenza. A noi il compito di accogliere e comprendere questi stati d'animo. L'attesa è un momento di vita quotidiana. In ospedale è un frangente cruciale nel percorso di cura. Talvolta può essere straziante, altre volte ricca di felicità. Noi siamo vicini empaticamente nel momento in cui si è in attesa di una risposta. Ad esempio, l'esito di un esame o di un trattamento, l'efficacia di una terapia,
o quando si attende l'ingresso in sala operatoria, con la speranza che l'intervento possa risolvere i propri problemi di salute. Vi siamo accanto in ogni momento della vostra esperienza ospedaliera, anche quando, arrivati in urgenza, il tempo è prezioso ed è necessario affrontare interventi invasivi, durante i quali lucidità, precisione, tempestività e competenze tecniche sono prioritari. Gioiamo con voi quando fra le corsie vediamo nascere una nuova vita. Vi siamo accanto nel momento della guarigione e l'ultimo giorno di degenza vi salutiamo con affetto, sempre con grande senso di responsabilità e di rispetto. Grazie.